Dunque, intanto volevo ringraziare tutti voi per essere presenti questa sera. Voglio ringraziare tutti i poeti che hanno partecipato all'antologia e ancora ringraziare il relatore, la professoressa Maria Antonietta Barbabene, che insegna letteratura francese all'Università di Palermo, il professore Gaetano Lomanto, uno dei maggiori pittori palermitani, e il professore Piero Longo, che ha insegnato storia dell'arte moderna all'università, poeta, saggista e anche critico d'arte. Poi è doveroso un ringraziamento al Comune di Bagheria per averci messo a disposizione la sala, un ringraziamento al funzionario del Comune Pino Pagano e soprattutto un ringraziamento alla professoressa Rosanna Balistreri, l'assessore alla cultura del Comune di Bagheria. Per quanto riguarda il volume, vorrei iniziare con il ricordo dell'editore. Infatti, come forse alcuni di voi avranno saputo, l'editore di questo volume, cioè lo scrittore Gian Mario Lucini, purtroppo proprio in questi giorni è venuto a mancare a causa di un infarto. Per quel che diciamo, io l'ho conosciuto, posso dire che Gian Mario era di Sondrio, era un uomo dai vasti interessi culturali, oltre che letterato, si dedicava anche al documentario, alla fotografia, ed era una persona dalla profonda coscienza civile. Più tardi la professoressa Barbera, che lo conosceva da più tempo, ne delineerà un profilo in maniera sicuramente più esaustiva di quanto non possa fare io. Per quel che mi riguarda, posso dire che ho conosciuto Gian Mario a Trapani in occasione della presentazione dell'ultimo saggio di Marco Scalabrino. Con Gian Mario è nata subito un'amicizia, lui mi ha proposto questa iniziativa editoriale dopo aver visionato i miei lavori e io sono stato da subito contento di accettare e gli sono profondamente grato per l'occasione che ha voluto concedermi. Per quanto riguarda il volume che presentiamo questa sera, come alcuni di voi già sanno, il volume diciamo, presenta poesie affiancate da miei disegni. La mia ultima produzione è costituita principalmente da ritratti di personaggi della cultura e dell'arte. Quello che tento di fare è creare un'immagine che possa permettere nuove interpretazioni del personaggio che ritraggo. Come ho scritto in una nota in questo volume, credo che ogni ritratto può considerarsi anche un autoritratto, nel senso che ogni volta che mi trovo a fronteggiare, insomma, a dover eseguire il ritratto di uno di questi personaggi, ogni volta che mi avvicino alla sua poetica, alla sua personalità, alla sua storia, finisco per scoprire qualcosa di nuovo su me stesso. Per quanto riguarda quindi l'esecuzione, ecco, come nascono i miei ritratti, possiamo in un certo senso dire che essi sono il frutto del rapporto che si instaura tra me stesso e il personaggio che scelgo di ritrarre. Per quanto riguarda invece questo volume, potremmo in un certo senso dire che si tratta del frutto di un duplice rapporto, di un duplice dialogo. Il dialogo appunto che ho avuto e che intrattengo con gli amici poeti che hanno partecipato all'antologia, alcuni dei quali qui presenti, e che ringrazio ancora per avermi, ognuno di loro, per così dire, donato una propria poesia. E poi il secondo rapporto, che potremmo dire un rapporto di tipo ideale, che mi lega ai personaggi che ho scelto di ritrarre. Quindi per questo motivo, ad esempio, ho scelto di ritrarre Mario Manlio Sgalandro, un filosofo di orientamento nichilista, catanese, che si è tra l'altro scomparso da poco, e che è noto al grande pubblico anche per la sua collaborazione con vari cantanti, tra cui soprattutto Franco Battiato.
Quindi si tratta più o meno tutti di personaggi che hanno influito sulla mia, diciamo, formazione. O, ad esempio, ho scelto di ritrarre Luigi Pirandello in una delle opere esposte nell'altra sala. Pirandello che è sempre stato per me un punto di riferimento grazie al suo famoso tema della persona come maschera, una tematica che si può riscontrare in molti dei miei dipinti, anche della produzione meno recente. O ancora ho deciso di ritrarre Renato Guttuso, che considero una sorta di mio maestro ideale e che rappresenta in un certo senso anche per me un emblema della mia appartenenza alla città di Bagheria. Ma per tornare all'argomento principale di questa serata, forse voi vi starete chiedendo: ma perché leggere questo libro? Perché questa antologia dal titolo Dialogui istituisce un vero e proprio dialogo, un dialogo alla pari tra pittura e poesia, nel quale nessuno dei due funge da semplice illustrazione dell'altro, ognuno mantenendo intatta invece la propria specificità. Si parlava perciò di dialogo. Non dobbiamo dimenticare che anche noi lettori siamo chiamati a questo dialogo, a questo scambio che ci arricchisce, a questo gioco di domande e risposte con cui impariamo a conoscere meglio noi stessi. Infatti, come in uno specchio di vetro noi riconosciamo il nostro viso, forse l'arte è quello straordinario specchio con cui riusciamo a scorgere in profondità la nostra anima. Grazie a tutti, ora vorrei passare il microfono alla professoressa Rosana Balestrieri, l'assessore alla cultura, che ci farà un saluto. Buonasera a tutti e innanzitutto grazie a lei, dottore Alberto, perché ha scelto questa nostra città e questa sala per fare la presentazione di questa antologia che ritengo molto interessante. E d'altra parte credo che questo sia il luogo proprio primo, principale e sicuramente deputato proprio per fare arte. E come dice lei, giustamente si ritrova nei ritratti che ha fatto quasi fondendosi con loro. Bene, noi questa sera ci fondiamo con questo bellissimo panorama che abbiamo dinanzi ai nostri occhi, perché l'arte appunto è un modo per guardarci dentro, è oltre lo specchio, è perché ci rappresenta non solo noi stessi, ma quello che noi potremmo in effetti essere. Quindi vi do il benvenuto in questa splendida sala, proprio per fare cultura, perché è la parte più bella di tutto quello che noi abbiamo dentro. Grazie. Io ringrazio di cuore Giuseppe Letto per questa opportunità che mi dà di essere qui presente. Sì, è vero, conoscevo Luciani da una quindicina d'anni e ho collaborato con lui circa 13 anni senza mai incontrarlo. Ci vedevamo e ci conoscevamo e collaboravamo in rete ai tempi della costituzione del sito Poien. Ne parlerò quindi, ma parlando del libro, perché non mi sento neanche di fare un profilo dal punto di vista biografico, ma l'ho conosciuto come uomo, come poeta, come amico e come editore. E quindi parlerò di questa sua opera, che è tra le sue ultime, perché davvero l'argomento e la proposta che viene fatta dall'editore, che Giuseppe ha detto ha accolto ben volentieri, come anche noi collaboratori che abbiamo scritto su questo testo, ci ritroviamo nel tema, nel titolo, dialogo. Dialogo è letteratura, è arte, è pittura, è dialogo tra le persone. Per dirla con Franco Arminio, Gianmario Luccini era un uomo comunione e negli ultimi anni, con la costituzione del
delle edizioni CFR, sicuramente quanti abbiamo collaborato con lui potevamo definirlo editore comunione. È stata l'unica persona che mi ha sospinto a pubblicare dei testi, non dico poesia perché per me è una parola molto alta, ma diciamo dei testi poetici. Io ho pubblicato una ventina di libri, ma mai una raccolta di poesie. Lui è stato l'unico che è riuscito con il suo modo, con il suo stile di dialogo capace di promuovere l'altro, di sollecitare l'altro, a portarmi a decidere per fare questa cosa. Infatti sono presente in quasi tutte le antologie da lui realizzate in questi ultimi 5 anni. Quindi la mia è una testimonianza concreta, non dico che Germano fosse l'uomo del dialogo così tanto per parlare in termini astratti, ma l'ho sperimentato in modo molto concreto. Lo scrittore, diceva Lucini, ha un suo strumento che è quello della scrittura, e questo deve fare. È per questo che ciascuno diventa responsabile della sua parola, di quella che dice e di quella che non dice. E la frase di Saint-Exupéry, che è stata molto banalizzata, diventata da Baci Perugina, è estremamente importante. Io sono responsabile della mia parola. E Giuseppe lo può dire benissimo attraverso un altro linguaggio che lui usa, che è quello della pittura. Ma io sono responsabile della mia parola pittorica, perché ognuno di noi può scrivere secondo dei linguaggi differenti. Diceva Ionesco, l'univers a compris par la matière et par sens. L'universo intasato di materia è vuoto di presenza. Ecco perché allora, se aspiriamo tutti al dialogo profondo, alle relazioni profonde, poi restiamo delusi, e disillusi, e soli, perché in realtà è rarissimo che ci sia un vero dialogo. Perché? E questo testo, mi pare che Lucini proprio nella vostra fazione ne parli, spesso è maschera di fronte a maschera. Ecco che allora Olivier Clément ci invita a strappare le pelli morte, a strappare le maschere, ed ecco il volto, ed ecco il tema del volto, l'importanza, perché apparentemente il volto è la prima cosa che vedi, ma il vero volto richiede uno scavo, richiede un approfondimento, richiede uno scendere giù nella interiorità profonda del, nel caso del libro che stiamo qui presentando, dell'opera di Giuseppe Alberto, degli scrittori, dei pensatori di cui lui ha tratto, tratteggiato, dipinto, offerto, letto, interpretato il volto. Ed ecco che allora nascono varie forme di dialogo attraverso questo libro. Innanzitutto il dialogo di Lucini, l'editore, con i collaboratori, e il dialogo di Lucini con Giuseppe. E da questo dialogo nasce un interessantissimo dialogo tra il linguaggio letterario, il linguaggio poetico e il linguaggio pittorico. E potremmo continuare, perché ciascuno che leggerà e guarderà, ammirerà le opere di Giuseppe, sicuramente stabilirà altri dialoghi, nuove parole. Ecco perché Turoldo dice: poesia è rifare il mondo. In tal senso si crea e si ricrea ciò che viene normalmente oscurato dai debriti che coprono la verità delle cose. Diceva Bernanos, e con questo concludo, che la grande colpa dell'uomo è quella di vivere alla surface de soi-même, vivere alla superficie di se stessi.
perché alla superficie non si crea dialogo, non si crea relazione, non c'è possibilità di scoprire l'essenziale, ma solo quel bla bla che Gianmario Buscini definiva l'impoetico. L'impoetico mafioso, ma non soltanto, l'impoetico che invade le nostre vite senza permetterci di essere umani. Questa era l'opera di Buscini, e con questo libro e con le altre antologie che ha preparato invita ciascuno di noi a rendere più umana la nostra vita, perché anche quella degli altri lo diventi. Dunque, intanto mi piace la sollecitazione che ha fatto la signora, ricordando quello che scriveva Luccini, a che serve scrivere? E io mi domanderei, a che serve dipingere? Visto che oggi basterebbe fotografare, per esempio. Invece si continua a scrivere, si continua a dipingere, si continua ad avere un rapporto, in ogni caso, con uno strumento, con un mezzo, con un linguaggio, dunque, che cerca di far capire a noi ciò che gli altri stanno vedendo e che noi non vediamo, o viceversa. Cioè, voglio dire, in ogni caso, la condizione dell'artista, del poeta, e io quando dico poeta non faccio differenza tra il musicista e il pittore, perché fare, vivere, quindi, nella terminologia greca poieuè vuol dire questo, fare, quindi esserci, essere in azione, essere messo in questione. Il dialogo presuppone, secondo me, anche un altro termine, e cioè la dialettica. Dialogare significa scontrarsi con un altro, e in questo scontro nasce il nuovo, nasce il diverso, nasce la possibilità di capirsi meglio o magari di capire che non ci si può capire, per esempio. Ma tutto questo è importantissimo, e l'arte è questo strumento, ecco perché continuiamo ancora a scrivere e continuiamo ancora a dipingere o a usare dei linguaggi altri che sono metafore di una realtà che noi tutti quanti cerchiamo di capire, di vedere. E lui me l'ha consentito, avevo pensato, dirò come è fatto questo libro, che è un bellissimo libro, perché io come l'ho conosciuto questo libro? In un'altra dimensione di questo tipo, eravamo a presentare non so che cosa con Romano, e mi si presentò questo giovane insieme a una sua amica, e mi disse: professore, sai, abbiamo visto questo libro, e mi hanno fatto vedere delle fotografie di questi 14 disegni, quadri, come vogliamo chiamarli, ritratti, e io sono rimasto, devo dire, impressionato che un giovane come lui, 24enne appena, già comunque con una sua profondità culturale, riesce ancora oggi, da autodidatta in qualche modo, a ispirarsi al linguaggio del disegno usando soltanto una matita e facendo diventare nella carta questa matita come una grande tavolozza, perché io potrei dire i colori del nero in questa cosa qui, perché le sfumature sono tante e tali per cui viene fuori qualcosa di stimolante. E lo stimolo qual è poi? Non si tratta di ritratti qualunque, si tratta di grandi personaggi della cultura del Novecento. Vogliamo parlare del bianco e nero che diventa colore in questo momento, che diventa ritratto. E lui, ecco, ha detto una cosa secondo me strabiliante. Lui ha detto: io ogni volta che faccio un ritratto, in realtà è un autorritratto. Perché guardando Pirandello, io ho scritto la poesia per lui, riferendomi all'immagine di Pirandello, proprio perché mi inquietava questa cosa della forma, questa fuga delle cose che però poi sono e uno le insegue. Ma lui ha detto: ogni volta io guardo me stesso e mi riconosco meglio. Che cosa ho pensato subito io in questo momento, qui adesso, e quindi ho distrutto tutto quello che avevo da dirvi e lo ricostruisco su questa sua parola. Narciso. Narciso è un mito straordinario. È il mito anche dell'arte, del ritratto. Narciso com'è che si scopre? Perché si guarda nell'acqua, lui non sapeva chi era quel signore lì. Era se stesso, lui non lo sapeva, no? E quindi è affascinato da questa immagine che poi era la sua, non lo sa, e secondo il mito tradizionale lui vuole vedere, si innamora quasi di questa figura, tanto che cade e muore, metamorfosi di Ovidio. Ma se voi pensate Narciso,
pensate a Psiche, pensate a Eco, c'è tutta la mitologia che di cui qua c'è in qualche piccola eco, anche perché c'è anche un Dioniso qui, per esempio, con la sua uva, e qui abbiamo un disegno stranissimo che si riferisce a Dioniso, poi lo vedremo. Dunque, dicevo, Narciso è stato il mito di tutta la psicanalisi e di tutto il Novecento, no? E la sua affermazione mi ha fatto riflettere proprio su questo. Lui dice ogni volta che io faccio un esame, mi vedo e rivedendomi mi riconosco e muto, cambio, sono. Ecco, a questo punto, ecco, il linguaggio della pittura, nel suo caso, funziona come fosse la poesia o anche qualche cosa di diverso, che è la musica, non giù di lì, ma in realtà è una grande verità questa. L'artista è proprio quello che ogni volta guarda la realtà del mondo e ogni volta lo vede diversamente, ma più lo vede diversamente, più ne approfondisce il senso e il significato, più si riconosce. Io sono stato affascinato da questa sua immagine, quindi quello che lui ha detto è stato veramente per me interessante, proprio perché capisco perché sono stato attratto da queste immagini. Cioè, lui non fa il ritratto tanto per fare un bel volto, come si usa ora, oppure come si usava una volta nella cultura, diciamo, borghese dell'Ottocento, che tutti volevano fare il ritratto e si mettevano in posa, cosa che ancora oggi però fa, sapete? Perché farsi fare un ritratto è come cercare di vedere che cosa l'artista, l'altro, il poeta, riesce a cogliere di te che tu non sai. Perché non è la semplice fotografia. Vero è che la fotografia può diventare anche arte, perché, ma non voglio aprire questo argomento, insomma. Tra l'altro il bianco e il nero ce lo porterebbe subito. L'inizio della fotografia è scrivere con la luce, no? Grafè, fotos, insomma. Ma, insomma, il suo bianco e nero è interessante per due motivi. Primo, intanto perché parte da un fatto culturale letterario, voglio dire, lui è scritto in filosofia, quindi si capisce perché l'ha scelto. Lui che cosa ha scelto, per esempio? Ha scelto il greco, ha scelto Hoffmann, ha scelto Dioniso, non so perché, ha scelto Galambro, il paroliere di Battiato. Forse questa è una scelta per me poco felice, perché io non lo amavo, quindi... poi ancora ha scelto, per esempio, Guttuso. Quindi cosa diciamo noi a questo punto? Che in realtà l'arte non è il copiare la realtà o appartenere a un movimento o chissà che. L'arte è la capacità di avere uno strumento, farlo proprio, e cercare con quello strumento di esprimere il proprio rapporto col mondo. Non dico se stessi, perché sarebbe eccessivo e presuntuoso, ma perché io scrivo, che valore ha scrivere? E questo cercare, cercarsi, questo parlarsi, questo dare un senso alle cose. E credo che un 24enne che riesce a utilizzare questa forma di espressione, tecnicamente avrà, me ne parlerà lui che è un pittore, io non voglio entrare nel metodo, nel senso che io ci posso anche entrare in quanto critico d'arte, però come avete visto sono già affascinato, quindi posso anche dire tutto il bene possibile. Allora, lascio la parola a un maestro che sa come si incide, che sa come si dipinge, eccetera. Ma voglio dire, credo che anche lui sia d'accordo con me, perché se è qui vuol dire che anche lui è stato colpito in qualche modo da queste cose qui. Ecco, la sua è l'inizio, intanto, perché siamo di fronte a un giovane colto, che ha capito che ha uno strumento in mano, naturale, credo, era per istinto che lui dipingeva, però ha pensato di utilizzare queste sue capacità, di affinarle, per tentare di capire, di dialogare con la realtà e col mondo. E credo che già, se a me ha fatto pensare questo, a lui ha fatto pensare questa altra cosa, la signora ha detto delle cose che ha detto, l'autore del libro, cioè il nostro editore, Requiem, ha scritto in parte una cosa interessante, così come lui ha tentato di giustificare culturalmente il perché di questa sua tendenza al ritratto. Io non so se abbia disegnato altre cose. Vorrei però non continuare a parlare, perché io sono disperatamente... dicono le persone, l'uno russo, non finisco mai di parlare, e quindi mi devo autocontrollare. Ma dicevo, ecco, per finire, mi piace interessante proprio questo che lui ha chiamato Dioniso. La carezza di Dioniso.
no? La carezza di Dionisio. La carezza di Dionisio. La carezza di Dionisio è un fulmine, pensate un po'. Interessante, perché ritorniamo alla mitologia. La battaglia dei giganti, qui c'è anche qualche... c'è Ercole e c'è la lotta dell'Olimpo, eccetera. Ma Dioniso che carezza? Dioniso è il dio dell'ebbrezza, anche del vino. Dioniso è il dio che fa, che divide, diceva Giusto Monaco, mio carissimo maestro. Quando arriva Dioniso sulla scena è la dialettica che trionfa, perché è la opposizione di una cultura diversa rispetto a quella tradizionale, che era zeocentrica, Zeus, e Dioniso rappresenta invece che cosa? L'andare contro le istituzioni, contro la legge, e Dioniso quindi è, siccome è ubriaco, come lo può fare, e quindi l'ebbrezza, la carezza è un fulmine, una luce, quindi mi pare che sia anche questa una cosa interessante. E poi adesso io passo la parola a lui e vi ringrazio di avermi ascoltato. Parlare di alletto mi alletta una cosa. Alletto alletta. Perché è un giovane. Tutti siamo stati giovani, tutti siamo stati pieni di speranze, tutti abbiamo la speranza che i nostri figli o i nostri nipoti possano raggiungere quello che, a loro, che per loro è un sogno. Per un pittore il sogno è diventare famoso, per un cantante è diventare Pavarotti, per uno scrittore è di diventare Manzoni. Insomma, tutti sognano qualcosa. Sognare però in questa nostra terra splendida, bellissima, è un sogno a metà, è un sogno molto bello che viene interrotto dalla stupidità della cameriera che ti accende la luce, che ti apre le finestre mentre tu sei nel miglior momento, quando questo sogno sta per concludersi. Forse tutta la vita è così, noi ci aspettiamo dalla vita cose diverse da quella che invece poi in realtà ci dà. Mi è molto difficile collocare Giuseppe Alletto come fotografo, nella sua bravura, nella sua maestria, ma nello stesso tempo mi è molto difficile collocarlo come pittore. Penso proprio che lui sia uno specchio che cattura le immagini, e dello specchio ne abbiamo parlato stasera abbondantemente. E lo specchio nella storia dell'arte è ripreso tantissime volte. E allora Giuseppe che cos'è? Tra l'altro Giuseppe ha fatto una cernita dei suoi disegni che ha esposto, di tutti i personaggi che non ci sono più, sono tutti scomparsi. Quindi io lo definisco un caronte che traghetta da uno all'altro lato, dalla morte alla vita. E traghetta le anime di coloro che già si sono perduti, avendo tuttavia il sommo privilegio di restare sui bordi della vita più a lungo dell'ebreo, che poverino ci è rimasto molto poco. Ma è proprio dentro il suo studio, dove lui legge, scrive e disegna, che sono andate a depositarsi queste immagini divenute senza di luce e di ombra, per cadere come attratte da una pianta carnivora nel cono del silenzio. Perché dico questo? Dico questo perché un pittore alla fine può stare in mezzo a migliaia di persone. Se lui decide di estranearsi, come lo stesso fa lo scrittore o un poeta, ci riesce, chiude e ci riesce. Solo che quando poi deve lavorare ha bisogno del silenzio, proprio affinché tutte queste immagini, tutte queste parole che lui ha sentito, tutte le suggestioni che lui ha provato durante l'arco della giornata, dei mesi, degli anni e di una vita, possano tornargli di nuovo e affiorare alla mente come in effetti affiorano.
E quindi proprio dentro il suo studio lui scrive e disegna. E disegna queste figure che si sono andate a depositarsi come immagini divenute essenza di luce e di ombra per cadere come attratta, dicevo, da questa pianta carnivora nel cono del silenzio. Lavora con la certezza che in quella stanza, oltre ai libri, ai suoi scritti, ai suoi passelli, ai supporti cartacei, c'è molto altro. C'è il tempo che fa giustizia di sé e che restituisce a tutti gli uomini quanto loro hanno seminato. È proprio questo tempo che Giuseppe non deve sprecare, come non l'hanno sprecato i vari Guttuso, Sciascia, Pirandello, Consoli e tanti altri che in tempi passati, ahimè, hanno lasciato questa ricca e meravigliosa terra. Le opere grafiche di Giuseppe Aletto sono generalmente molto più dure delle fotografie, molto più dure, e lo devono essere. Da cui trae spunto proprio per i suoi disegni. Quantunque il calore della mano sul foglio contribuisce ad ammorbidire questa durezza, si ha sempre l'impressione che un elemento estraneo penetri nella loro struttura e la turbi profondamente. Per esempio, il volto senza occhi di Silvia Pratt, questa splendida autrice morta in manicomio. E allora, quando ho guardato questo disegno, l'ho letto attentamente, ho letto la poesia, eccetera, ho detto, ma meno male che Giuseppe non le ha disegnato gli occhi, perché chissà che cosa sarebbe venuto fuori. Già è questo disegno così che esprime tanto, e se Giuseppe avesse disegnato gli occhi, chissà quale dramma ne sarebbe scaturito. Carboncino. O lo sguardo fisso di Guttuso. Lo sguardo fisso di Guttuso in questo disegno che non ha potuto portare, non c'è perché è in giro per mostre, che questo ritratto di questo Guttuso immaginato nel silenzio di una notte di mezza estate a Velate, o il ritratto di Hoffman, prima di chiedere a Berlusconi dove rifarsi il volto, visto che è tutto da rifare questo volto, punto, no? O il greco che mi ricorda Padre Pio in estasi pronto per apparire su Facebook. Questa tutto è ciò è provocazione. È provocazione intelligente, perché l'arte è provocazione, signori. E questa provocazione, l'uomo della strada, se la sa spiegare, ma si misura fino a un certo punto. Ci misuriamo tutti ogni giorno con queste provocazioni, anche volgari tante volte, dei nostri mezzi di comunicazione. Quindi dobbiamo stare molto attenti a queste provocazioni che ci vengono dalla televisione, dai mass media, eccetera, no? La letteratura, la poesia, la pittura, la scultura sono altezze inaccessibili, secondo me. Noi non le aggrediamo per via diretta, ma ci giriamo attorno, perché è facile girarci attorno, è facile non entrare fino a un certo punto e ascoltare il dramma che si consuma attraverso uno scritto, attraverso una poesia o attraverso un quadro, lo guardiamo sempre da lontano, perché entrarci significa studiare, significa leggere, significa capire, non solo il quadro, ma capire il personaggio, capire l'autore, capire colui il quale ha fatto nascere questa scintilla. Ogni generazione guarda da una posizione diversa tutto ciò e ognuno pensa che il proprio punto di vista sia il più appropriato poi. Giuseppe tutto ciò lo ha scoperto da molto giovane e i suoi disegni fatti con grande perizia subiscono per la tecnica preziosa e difficile. La loro lettura è doppia, una parte di disegno, una parte di scienza, cioè oggetto materiale. C'è sempre la presenza della scienza, la macchina fotografica, l'obiettivo, l'occhio bionico. E quindi in parte scienza, cioè oggetto materiale. E queste due cose sono sostenute dalla polivalenza dell'autore e da un talento innato
che gli permette grandi virtuosismi. Questo non bisogna sottacere. No, niente, perché lui non ha fatto studi artistici, non ha fatto né il liceo artistico neanche gli studi d'arte. Quindi lui lavora per sue doti innate, lui è riuscito e si ritrova a maneggiare matite, colori, tempere, eccetera, soltanto per sua grande passione. Questo bisogna dargliene atto. E quindi per concludere, scopriamo in Giuseppe una grande verità, che oltre a sapere scrivere, sa anche disegnare. E allora la macchina diventa pittura, la macchina fotografica. Diventa automaticamente pittura nel suo caso. Ma la pittura, caro Giuseppe e caro professore, divora tutto, ha sempre divorato tutto. Grazie. Voglio ringraziare ancora tutti i relatori. Potremmo ora procedere con la lettura delle poesie di ciascun poeta presente questa sera, presente nell'antologia. L'ombra della ragione che l'avvolge come pia madre, l'onda dei pensieri scalpitanti e concreti nei meandri circonvoluti in che geme la carne per attingere l'anima del canto, è la voce narrante che conduce i nostri corpi fino al decadere del tempo a noi assegnato, per capire che la vita ci chiama in altro tempo, dove vige la luce e dove affonda ogni pensiero che ci nutre il volo fino alla meta azzurra del suo fiore. Ombra luminosa, se muore il sole, marcisce anche il pensiero. Nel dominante disincanto, graffi bluastri, e oltre il terrore due punti luce, un occhio pensante e un buco nero. Morenti, certo che lo siamo, ma viventi, pur se la lente è cieca. Ecco il mistero. Tu puoi decidere di spegnere il tuo sole e celebrare il matematico lutto sulle cose. Io, dentro il buco nero, contemplare un grembo antico, avido di stelle danzanti con le rose. Se muore il sole, scompaiono le tracce e la memoria. Io amo sia l'andata che il ritorno, e la mia luce gentile, che è da sempre, dolcemente carezza l'erba del mio giorno. Io ho deciso stasera non di leggere la poesia che accompagna il ritratto di Silvia Plath, ma una poesia che ho scritto per Gemma Lucini. Lui doveva essere qui, avrebbe dovuto dialogare con noi. E allora mi sembra giusto rievocarlo e fare sì che in qualche modo lui sia. Il tempo, lasciato fra libri accatastati, appuntamenti mancati, luoghi di te svuotati, foto e del genere, ti ha spossessato delle tue donne, degli aromi delle loro bocche e dei pianti caldi con il giallo oro degli alberi. Sei caduto sulle mattonelle con un tonfo, come una cosa che si rompe improvvisamente, con il crepitio di un ramo che brucia, attraversato da una materia incandescente. Cadendo, avevi già la distanza marmorea, il colore dell'erba sotto il plenilunio, la bocca abitata dalla notte e sotto la lingua filamenti di commozione, come se ti piacessero i dolori e quelle cose che sanno di morte e di metallo duro. Se adesso potessi guardare fuori, ti chiederesti perché ci sono tanti stormi nel cielo e perché tu
tutte le cose che si alzano in volo sono così struggenti. Ma ormai non hai che gli eventi muti dei morti. Il tuo petto è diventato una nave che con la prua apre i frutti nel cielo, mentre gli occhi buoni degli angeli si colmano e i battiti delle ali compiono la migrazione verso l'irreale, navigando tra le stelle con il carro dell'orsa maggiore. Ricordi solo qualcosa, per esempio la beatitudine dei rami fioriti sotto i piedi, per quella tardiva estate che era ancora ottobre, e pensano nell'aria il tuo sorriso. Oh, nessun male ormai, nessuna pena, sono tutte cose leggere le tue cose lì. Fanno musica, hanno i colori dei bambini, parli con la luce, con la stessa adorazione di fiori che escono dai semi, pungono la terra e si alzano perché il loro compito è benedire l'aria. E poi ti volti appena, con un gesto di tutta bellezza, saluti noi che qui siamo rimasti. E sei già così distratto come chi più nient'altro vuole, o chi nel sogno sorrida. La nascita di un'idea. Idea è come uno scoppio improvviso di luminosa riflessione, uno scintillio di vivente luce che genera seme di speranza o di spade di protesta. È come un latte sacro che nutre i puri che puntano il loro timone alle stelle, un lampo divino che colpisce anche pieno petto i coraggiosi che diventano eroi se restano col cuore grattante. L'idea è una lucente copula da un mare sconosciuto, con isole che non sapevi di avere dentro. Pensieri che prepotenti come un fulmine scoppiano nell'uomo come una febbre in cerca di pace. Nessuno conosce il primo giorno in cui abitarono l'idea dell'uomo. Di sicuro fu quando guidò mani a carboni e a graffi per lasciare segni su pareti nel ventre di montagne, mentre lente, fumose e fiammelle furono uniti testimoni di un'era che ci verificava potente oltre la sfera di istinto, che cambiò all'uomo il posare gli occhi al cielo, sentendo le stelle pulsare nel petto, sentendosi da loro vicini per un'ischia di attrazione sanguigna, mutò opinione nel guardare gli uccelli accostando stupore al desiderio di assomigliare a loro, provando con gran dolore la nostalgia remota delle sue ali. Iniziò a ricordarsi delle nuvole della luna, le loro sagome a cambiare stagioni, a conservare semi dopo mangiati i frutti, a seppellire i loro simili, a non dimenticare mai più i propri errori nelle albe seguenti. L'uomo che non puntò i suoi occhi verso il cielo con la nostalgia delle sue piume e di congiungere le stelle è rimasto col cuore nelle caverne ad adattare il suo tempo tra caccia, cibo, sesso e riposo. Oggi è l'artista come quell'uomo che lasciò sulle rocce gli impulsi della sua sensibilità, i frutti della sua immaginazione, i sogni della sua passione, gli intuiti della sua osservazione, che seguendo un'incoscia e refrenante spinta riesce a mutare desideri in realtà, intuite in progetti, idee, in forme estetiche, trasforma in sembianze umane un blocco di pietra, porta albe, tramonti, persone, città nelle sue idee che passano dalla tela nel cuore all'osservatore. Giovanni Dino. Bisogna amare, agire, non possiamo farli morire. Te lo dico in mille modi, ma tu resti chiuso nel guscio burlio e non dici parola. Non so se esistenziale apuria o il buddismo estremo racchiude le gravi e
non riesce a vedere né cielo né mare. Ma quel giorno, anche le nuvole piansero rabbia e dolore, lanciarono fulmine, rossi, lunghi, attorcigliò i capelli, come realizzanti metafisica essenza, l'idea possibile di umanità, rotto il tempo e aperto la mente, esale il tuo respiro reale e giunge a me, che rinvicolita, ti prendo per mano. Spargiamo insieme, petra di carità. L'uomo vecchio e mutilato resta solo, avviluppato nella sua inanità. Inviterei per primo il professor Natale Tedesco che vuole farci l'onore di un saluto. Devo dire però due cose che sono queste. La prima è che in questo tavolo sono sedute delle persone che hanno fatto una presentazione di questo libro abbastanza inedita, nel senso che tutti noi abbiamo partecipato a tante presentazioni che sono una routine, è come le presentazioni sono come gli articoli di giornale, possono essere scritti con tutti i sacramenti e possono anche essere così, acqua che corre anche un pochettino sporca. Ora invece voi avete fatto un discorso, ho preso la mia ex allieva, l'assessore, vero? Che è un discorso serio, un discorso importante. Ma a questo voglio aggiungere che Bagheria se lo meritava, questi discorsi seri che avete fatto, e naturalmente anche il protagonista, perché Bagheria, che può vantare nell'ambito della cultura più vario dei personaggi straordinari, cioè, Bagheria ha avuto scienziati, ha avuto uomini economici, ha avuto tutto, anche qualche cosa di tempo, ma questo non è la parata per ricordarlo. Però ci sono due caratteristiche a Bagheria, ed è fra le tante arti praticate a Bagheria c'è la poesia e la pittura. Questo binomio è un binomio tipicamente bagherese, che può vantare il nome di Ignazio Buttitta, che può vantare il nome di Buttuso, ma che però non si è fermato. Tant'è vero che ha detto che io sto conoscendo ora, va bene, e devo dire che sono venuto incuriosito, sono venuto anche perché è nipote di un mio caro amico, di Dino Monreale, e che avevo incontrato con mia moglie una volta, eccetera. E allora ho detto, beh, andiamo a vedere questo ragazzo che cosa fa. E mi pare che voi l'avete giustamente premiato, perché avete fatto dei discorsi non facili e non di encomio, ma avete detto quello che voi pensate di queste cose. Però Bagheria, la migliore Bagheria è quella dei poeti e quella dei pittori, e io credo che lui è per questo che ha voluto unire poesia a pittura, perché anche lui lo sa o non lo sa, non ha importanza se è consapevole del tutto o meno, eredita questa duplice eredità, e questa è una cosa estremamente seria, estremamente importante. Devo dire che io non ho potuto vedere con intensità questo libro, perché stamattina Pino Pagano mi ha portato qui la Palagonia, no? E però ecco il disegno che
che più mi è piaciuto, l'opera che più mi è piaciuta è quella di Pirandello, perché lì c'è questo vortice che è la vita che ci rapina e che fa, come dire, sveglia la nostra coscienza. Ora, già avere fatto questo, come vogliamo chiamarlo, quadro, quest'opera, avere fatto quest'opera, significa che il nostro Giuseppe, il nostro Giovanni Giuseppe, ha delle qualità e che ha capito una cosa che voi avete sfiorato ma che non avete letto, che l'arte è conoscenza. Se non fosse conoscenza non sarebbe niente. Si può essere bravo, ma se non c'è questa ricerca del conoscere, in realtà è un'arte vuota, è tecnica, non arte. Grazie, grazie. Ringraziamo il professore Tedesco, insomma lo ringrazio personalmente per quello che ha detto. Se c'è qualche altro che vuole intervenire, per esempio il professor Francesco Mineo, che mi ha fatto il regalo di aver scritto l'articolo su questa serata, se vuole avvicinarsi per dire qualcosa. Buonasera a tutti e grazie per questa partecipazione copiosa ad un'iniziativa che effettivamente va ad insignire il buon nome di Begheria, come il professore Tedesco insomma ha appena annunciato. Giuseppe Romenida, io ho avuto modo di seguirlo con altre vie e quindi ho potuto cogliere questo aspetto conoscitivo anche di strutture di ricerca che al suo forma mentis ha come approccio reale, e questo è un aspetto che bisogna cogliere e che si nota soprattutto da queste opere. Però ecco, volevo farvi una domanda, qui molto interessantemente insomma ho sentito parlare di un narciso quasi ribaltato, di una posizione figurativa a metà tra la fotografia e la pittura, filtri, maschere, pseudo-pirandelliane, perché la maschera è veramente antica quanto l'uomo e ci sono esperienze ancora più datate rispetto a Pirandello, e qui il professor Natale Tedesco sicuramente potrà leggere. Benissimo, la maschera, un filtro, ma anche una visione che va oltre. Vorrei capire materialmente cosa ci invita ad osservare attraverso queste rievocazioni il nostro Giuseppe a letto. Grazie. Sì, diciamo che come avevo detto inizialmente, insomma, il discorso che diceva anche il professor Longo riguardante il ritratto come specchio, credo che nel mio caso sia valido, nel senso che prima ancora di essere, diciamo così, un disegnatore, non so, comunque uno che disegna, diciamo giustamente io sono un lettore, o comunque lo chiamavo uno spettatore. In un certo senso credo che già ognuno di noi rivede se stesso quando va a vedere appunto da spettatore o quando va a leggere appunto da lettore le opere di quel dato personaggio. Cioè forse già nella scelta c'è questo vedere l'opera dell'altro come uno specchio. In un certo senso cerchiamo sempre noi stessi, non so, magari forse l'artista, diciamo così, lo esplicita meglio, visto che poi ne fuoriesce qualcosa da questa ricerca, cioè appunto un'opera. Ma forse alla fine chiunque non fa altro che ricercare se stesso in ogni cosa, e soprattutto insomma, quando si avvicina anche da semplice spettatore all'arte. Beh, diciamo io per la storia dell'arte, insomma, naturalmente ho proceduto da autodidatta, poi devo dire che anche il professore Renzo Carena, insomma, che è qui con noi questa sera, il mio professore di liceo classico, in un certo senso ha aumentato il mio amore, per così dire, per questa disciplina. Infatti vorrei eventualmente invitare il professore a dire qualcosa anche lui. E per me è molto emozionante parlare tutti di noi, salvo perché ho conosciuto Giuseppe proprio 6-7 anni, quando erano le prime esperienze, diciamo, artistiche e lettoriche. E Peppe, io certe volte lo chiamavo così, in classe,
oggi noi stasera lo vediamo in una veste, secondo me, forse ancora non conosciuta tantissimo, perché io parlo di Peppe e di Giuseppe, ma Giuseppe a letto, io chiamerei Giuseppe, il Giuseppe a letto, perché Giuseppe va oltre tutto questo. Io quando ho cominciato a guardare i suoi primi schizzi, ho stato molto, molto meravigliato di questa forza intensa e quasi sconosciuta per certi versi di questo ragazzo che appena diciottenne dava nelle sue opere, si notava un forte colore, una forte dimensione, un'interiorità quasi impressionante per certi versi. Ebbene, poi da poco Giuseppe oggi è diventato forse qualcosa che io spesso penso, dico, non ho saputo magari forse conoscere quando era ragazzo, nel senso che volevo forse più o avrei potuto incidere. Io l'ho conosciuto l'ultimo anno, non sono stato un insegnante di 5 anni, l'ho avuto quindi l'ultimo anno 6 mesi, 7 mesi, però ho percepito, ho avuto questa percezione che in questo ragazzo ci fosse una grande voglia di rappresentare qualcosa di se stesso o di altro. Mi fermerei. Sì, se non ci sono altri interventi, diciamo, vi inviterei a... Sì, direttamente. Io vorrei fare tanti auguri a Giuseppe, perché veramente è... Credo che quelli che abbiamo visto con attenzione le sue creazioni siamo tutti convinti che è veramente un grande talento, e dunque auguri di cuore per un successo enorme per te e per la tua città. Il talento non hai mai.